a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, me ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. A maggior ragione ragazzi perché ho visto che l'ultimo episodio ha superato tipo i 90 like, cioè veramente una cifra importante per un mio gameplay, quindi significa che comunque ragazzi questa serie vi piace, volete sostenerla e quindi grazie veramente di cuore a tutti. E quindi ragazzi eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa fondamentalmente non è successo niente di troppo eclatante, in effetti anzi quasi nulla di eclatante. Il punto è che siamo attualmente a Vanheim assieme a Freya, la quale ci ha convinti appunto alla fine a seguirla, accompagnarla in questo regno per riuscire a spezzare la maledizione che la tiene legata a vita a Midgard. Non ci ha effettivamente rivelato come magari prevede di spezzare questa maledizione, probabilmente o andrà un pochettino improvvisando o comunque ha già una mezza idea ragazzi, ma poi ovviamente si deve vedere se effettivamente funzionerà. Fatto sta che in questo regno Freya sapeva ci fosse ancora suo fratello Freyr e infatti alla fine l'abbiamo anche incontrato e a capo, a quanto ho capito, delle persone che sono rimaste in questo regno, comunque ne sono rimaste poche, prima era un regno molto più florido, purtroppo si è andato spegnendo col tempo, specialmente appunto da quando Freya è stata data in sposa ad Odino. Fatto sta che alla fine ragazzi per fortuna non è successo niente perché le prime intenzioni di Freyr erano abbastanza aggressive, ma poi con le parole di Freya si sono calmati gli animi fondamentalmente e quindi adesso ci siamo ritrovati appunto da soli con Freya e Kratos si è confidato un pochettino con lei, cosa che da un tipo del genere non ti aspetteresti, raccontandole un pochettino il suo passato, quindi facendole capire che in effetti comprende il dolore che prova un genitore perdendo il proprio figlio. E quindi adesso ragazzi ovviamente io sono sempre più curiosa, perché sempre più curiosa di vedere cosa succede e dove va a parare. Quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui, vediamo di procedere perché a quanto pare il cammino queste è abbastanza lungo. Queste piante si comportano come i bastoni del disprezzo che trovammo a Midgard anni fa. Ok, e quindi di preciso cosa ci dovrei fare? In ogni caso colpirò quella cosa lì, che si vede proprio che deve essere colpita, però niente di interessante. Allora, i bastoni del disprezzo, sì, credo di aver capito, bisogna congelarla ragazzi. Ah, ecco fatto, e stiamo lontani dalla puzzona delle piante, che se no moriamo intossicati. Poi non possiamo andare avanti, se non andiamo avanti non sappiamo cosa succederà e se non sapremo cosa succederà ragazzi allora sarà stato tutto assolutamente inutile. Però vabbè, recuperando la calma. Considerato come vengono cresciuti gli Spartani è normale che tu sia così. Il tuo destino era segnato dalla nascita. Ma può essere vinto. Lo pensavo anch'io. Quando le Norne mi svelarono il destino di mio figlio, pensai di poterlo cambiare. Sai bene com'è andata. Le Norne, le parche di questa terra. Esatto. Le profezie si sfidano a proprio rischio. Ok, le parche di queste terre, cioè vedete ragazzi poi come cambiano i nomi in base a qual è la civiltà, diciamo così, chiamiamola così. Veramente molto interessante questa cosa. Fatto sta che lei adesso giustamente ha detto una cosa molto importante ragazzi, ha detto ah, ci sta che tu sia così, nel senso che il tuo carattere, la tua persona sia così dura ragazzi, intransigente, fredda eccetera eccetera. È stato cresciuto in un certo modo, poi a maggior ragione ragazzi nel regno di Sparta non è una crescita facile, questo è poco ma sicuro, quindi un'ottima osservazione quella di Freya, senza dubbio. Vado, allora qua però io posso fare quest e quindi accedere a questo incredibile fossile. Ecco qua. Wow wow wow.
Cosa c'è? Scudo, frammenti di stelle. Uno scudo illuminato dalla luce di migliaia di stelle morenti. Possiede la forza del cosmo. Beh, se me lo presentate così, sembra una figata allucinante, scusate. E io me lo equipaggio pure, ragazzi. Punto 1 perché mi piace esteticamente. E punto 2 perché ci dà più 45 in difesa e più 11 al runico. Beh, direi ragazzi, comunque una bella differenza, anche perché tra l'altro lo scudo che avevamo, adesso che ci sto facendo caso, era ancora a livello 1, invece questo è a livello 4, quindi è top. Perfetto ragazzi, perfetto, queste sono quelle cose che trovi e che ti rallegrano la giocata, che meraviglia. Allora, Atreus sarebbe d'accordo con me, corre alla cieca verso un destino predetto dai giganti, poi scompare per 2 giorni per dimostrare di essere il campione che combatterà nel Ragnarok. Cosa? Conosco ogni profezia del Ragnarok. Non esiste un campione dei giganti. È una profezia celata da Groa. Grazie al campione, i regni si salvano dal Ragnarok. Cade solo Asgard e Odino con lui. Per cui, nonostante l'ossessione di Odino per il Ragnarok, gli manca un dettaglio importante. Ben fatto, Groa. Un dettaglio direi pressoché vitale, effettivamente. Oi, andiamo. Si vola. Eccoci qua. Mi chiedo quanto ancora sia lungo sto cammino, ragazzi, fino allo spezzare della maledizione. Però poco importa, comunque è bello viaggiare in sti regni. Non farà da pedina della profezia. Vuoi opporti al destino? Persino di fronte alla vittoria. Non farò marciare mio figlio in guerra. Non è uno spartano. Non si discute. Parli a me di proteggere tuo figlio. La mia tragedia non ti ha insegnato nulla. Opporsi al destino è una perdita del prezioso tempo che possiamo trascorrere con un figlio. Non sai mai quando qualcuno arriverà per portartelo via. Minchia che discorsi, ragazzi. Cioè, no, Kratos da sto punto di vista è irremovibile, eh? Mio figlio non la farà sta cosa, punto e basta. Però giustamente Freya gli fa notare, guarda, che starsi a impuntare poi su certe questioni ti distrae da quella che è la cosa più importante, cioè effettivamente goderti tuo figlio. Cioè io capisco entrambe, non lo so ragazzi, le motivazioni, cioè entrambe le argomentazioni, o non lo so come cavolo le vogliamo chiamare. Capisco entrambi i discorsi, ecco, vogliamo essere un po' più generici, perché Kratos ovviamente vuole difendere suo figlio, anche Freya voleva difendere suo figlio, ma questo fa sì che poi tu ti concentri sul difendere tuo figlio e non su tuo figlio, e quindi poi quando succede l'irreparabile è troppo tardi. Solitamente va così. La resa dei conti. Trovo un modo di attraversare il ponte a Otto. Lo troverò il modo, non vi preoccupate. E quindi, importante ragazzi. Cioè poi ti accorgi solitamente quello che si dice. Ti accorgi dell'importanza di una cosa soltanto quando la perdi, una volta che l'hai perduta. È molto triste come roba, ma vabbè. Ma non mi posso buttare di sotto? Cioè questa caduta non mi uccide. Ah, ma quella è melma. Ok, non l'avevo visto. Il ponte è incastrato. Che ci posso fare? Do fuoco a queste cose? E certo. Adesso si dovrebbe poter muovere. Almeno mi auguro. E quelle fiamme probabilmente dovranno dare fuoco a quegli altri rovi laggiù. Ah, yes. Ancora una volta. Vai. Oh, arriva. Ah. Arriva un capo che fai non... oscillare la torcia dall'altra parte e brucia i rovi che bloccano la strada. Io ti ringrazio per il suggerimento, ma fin qui c'ero arrivato, eh. Grazie Freya, grazie. Non sono così deficiente, voglio dire, no? Fai oscillare. Ah, ok, quindi devo far fare avanti e indietro. Aspetta, no. Non posso far fare avanti e indietro a sta cazzo. Ah, così sì però. Se la chiappo da qui, ovviamente... Aspetta però. Cioè, qua mi sbatte contro la parete. Aspetta però, se lo prendo da qui... Ecco, adesso non lo scelgo. Forse puoi usare quelle isole per avere una visuale migliore sulla torcia? Continua a darmi suggerimenti. Cioè, sono dotato di ingegno, capacità risolutiva.
Adesso e sbatte, se sbatte non ci arriverà mai. Ah, quelle isole, ok, non avevo visto e mi potevo aggrappare là sopra. Far oscillare la torcia. Sì, tesoro, sì, lo so. Una spessata. Ok, quindi adesso sì, ragazzi, adesso sì. Facciamo muovere di nuovo la gru. Ecco, ancora una volta. E adesso sì, ragazzi. Perché complicarsi la vita? Se posso arrivare fin qui. Ecco qua. Yeah! Adesso torniamo indietro. Attraversiamo il ponte. Sì, devo muovere di nuovo la gru, ragazzi. Prosegui alla ricerca della maledizione vingolante. Aiuto. Ok, adesso mi sposto di nuovo di qua. E poi muoverò di nuovo la gru. Per far sì che l'appiglio arrivi fin dove mi serve. Cioè, qua davanti. E andiamo. Vedo una runa là sotto. Quella si deve incendiare, ma non vedo il forziere. Vabbè, poco importa. Tu, tra i vivi, sei contrario alla guerra. Dopo tutti gli dèi che hai sterminato. Conosco le guerre e il loro prezzo. E io no. Dopo ciò che ho pagato per porre fine a una guerra. Guardati intorno, Kratos. Ecco cosa succede quando non combatti il vero male. La guerra è sempre una merda, a prescindere. Però poi, ragazzi, ci sono tante questioni dietro, motivazioni. È uno dei capitani di Odino. Preparati. Oh, quindi significa che sarà un po' un dito nel sederozzo? Questo che mi stai dicendo? Sì, mi sa proprio di sì, ragazzi. Cazzo. Boom, bitch! Fin quando lo posso tenere a distanza, ragazzi, vado avanti così, guardate un po'. Madonna! Si calmi, buon uomo. Porca paletta! Aia, mannaggia a me al mio tempismo di merda! Oh, ecco, immaginavo. Speravo si incastrasse, invece anche no. Oh, porca lochetta. Che cavolo. Sì. Benedizione ricarica. Ma avvelenato, che cazzo mi ha fatto. Io mi curo un pochettino con la furia di Sparta. Aia, tu sorella. Aia! E dai, so due. Che mi faccio colpire come una polla. Ecco qua. Ok, se si riesce a parare nel momento giusto, ragazzi, c'è qualche secondo di benedizione e ricarica. Il che non è male. No. Ecco qua. Beccate queste, vai. Fische. Che vita deve condurre un mortale affinché gli vengano affidati un potere e un'autorità simili nel Valhalla? Per brandire una falce e difendere un territorio con tale vigore, suppongo che questo Fisk sia un contadino che si è armato di fronte a qualche minaccia, dimostrandosi abile nel massacro. Così si è meritato un al di là ricco di altri massacri. E vai, che bello, ho fatto una strage, perché non ne facciamo un po' qualcun'altra? Mi chiedo se mai abbia avuto scelta. Nel senso, se è una cosa che gli è stata pioppata e basta, o se è una cosa che un po' l'ha voluta, eccetera eccetera. Allora, falcione di Doderem. Falcione lanciato dall'aliere è sinonimo di morte. Dice possa tagliare qualsiasi superficie. No, ah, è un cimelio. Noi abbiamo avuto fino ad ora, ragazzi, il talismano di Mine, o come caspita si legge, che conferisce un bonus al danno da mischia per un breve tempo. Mi sono sempre dimenticata di poter potenziare queste cose, ragazzi. Infatti sto coso è rimasto a livello 1. Per quanto riguarda il falcione, dice lancia un chakram di Bifrost che impatta contro i nemici. Ma direi, ragazzi, che per ora continuerò a tenermi questo. Però, visto che il potenziamento non costa troppo, visto che mi ci trovo, direi di potenziarlo. Perfetto. E quindi raccogliamo anche il resto.
Perfetto, cuoio in coleto. Direi che intanto ci guardiamo un attimino intorno. Raccogliamo questa gemma vitale e dopodiché direi che possiamo procedere, ragazzi. Apri un po', ecco qua. Ragnarok non ti restituirà ciò che hai perso e nemmeno uccidermi. Non ne posso più di ascoltare luoghi comuni da parte tua. Perché non stai zitto e ti limiti a uccidere? Oh cavolo, è stata buona buona fino ad ora, ma mi sa che le palline cominciano a girare anche a lei. Perché effettivamente dice, continui a dirmi cose ovvie, il fatto che la vendetta non ti darà comunque la soddisfazione che ti aspetti, bla bla bla. Che dire, ragazzi, non lo so. Ma io non so se, cioè, devo andare di qua, devo andare di là. Mi sa che devo andare di qua. Ma allora dall'altra parte cosa c'era? Scusate. Il fatto è che Freya sta andando di qua e di qua la distanza diminuisce. Quindi mi sa che è di qua che dobbiamo andare. E quindi, accidenti, adesso impazzisco. Ok, fatemi vedere un attimino cosa c'è di utile qua, ragazzi. Un bel fossile. Ok, ci piace, ci piace. Raccoglierò con molto entusiasmo quello che c'è al suo interno. Pietra, Forza! legno, pezzi d'argento e pezzi d'argento e pezzi d'argento. Arrivo! Mamma mia, sembra la mamma, ragazzi, quando dice la cena è pronta, la cena è pronta, e te intanto temporeggi e non vai a cenare. Si sente tua mamma dall'altro lato della casa che urla: oh, la cena è pronta! Una situazione molto simile, in questo caso le circostanze sono un pochettino diverse, ma vabbè. Questo tizio cosa ci dà? Pezzi d'argento, va benissimo. Vabbè, giustamente capisco pure un pochettino la fretta di Freya, perché aia, aia, dirà pure, no? Siamo arrivati fin qui. Sta a perdere tempo in chiacchiere. Però sta benedetta maledizione. Non ancora l'abbiamo trovata. Cerchiamo di darci una mossa. Ci sta, la capisco, la capisco. Che se no si fanno troppi giri, un'altra gru. È blocchetta. Oh, dall'altra parte può girare. Però, fin lì non arrivo. Ecco qua, c'è l'altra colonna, la concia di sua madre. Qua posso scendere, sì, qua posso scendere, non c'è mucillagine schifosa ad aspettarci. Spacchiamo un po' tutto. Che cosa mi suggerisce adesso? Non mi dai suggerimenti? Mi hai dato suggerimenti fino ad ora? Oh Gesù, di qua si procede. Aspetta un attimo. Aspetta un po'. Oddio. Ah, stavolta t'ho vista, non mi sono fatta fregare. Vediamo un po' che c'è qua dentro. Forzierino. È piccolino, però c'ha un po' d'argento. Di qua che cosa c'è? Possiamo. La butto giù. La butto giù, signori. Sì, perlomeno quella colonna lì. Cosa ho risolto di preciso? Ho risolto che di regola adesso può girare dall'altra parte. Ok, adesso sia, adesso sia. Vado. Qui che cosa abbiamo? Oh shit, le piantine della ceppa. Ecco, che sparano scuregge fetide velenose. Ok, vediamo un pochettino. Perché farci venire di qua? Cosa c'è che ci attende? Ci fanno rispuntare da questa parte. E adesso, ovviamente, dovrei girare questo affare di qua. Ancora una volta. Ecco qua, un altro mega forziere, ragazzi, di quelli con la ciccia dentro. Vediamo cosa ci regalano di bello. Attacco runico leggero. What the fuck? Sempre per le lame del caos. Ovviamente, ragazzi, ma si tratta di nuovo di un attacco runico leggero. A me stupisce il fatto che non ancora ci abbiano dato attacchi runici pesanti. Però, vabbè, un dardo infuocato a lunga distanza che infligge una discreta quantità di danni da fuoco. Non mi dispiace perché colpisce anche i nemici vicini. Oddio, sapete che non lo so. Dai, quasi quasi equipaggio questo qua, ragazzi, pure per cambiare un po', insomma. Una volta ogni tanto
Ci sta. Abbiamo raccolto anche questo attacco runico nuovo, bellissimo, fantastico, e quindi direi che adesso, ragazzi, possiamo procedere. Credo e spero di aver preso tutto quello che c'era da prendere in questa zona, quindi andiamo. Non chiedermi di uccidere di nuovo. Cosa? Uccido per proteggere Atreus e aiutare gli amici, ma non sarò il mostro di qualcuno. Mai più. Non ti è permesso scegliere. Non con il debito che hai con me. Non sono qui per il debito. Ti avrei sempre aiutato. Mi hanno portato via così tante cose. Dovrei forse far finta di nulla. Freya. Basta! Situazione spinosetta. Spinosetta, ragazzi. Cioè, bello che Kratos le dica ti avrei aiutato comunque, cioè a prescindere da quello che è successo e da quello che ho fatto. E lei però... cioè... rivendica, no? Rivendica quello che ha perso. Andiamo. E dobbiamo oltrepassare quelle porte. Gli dice: non hai permesso, cioè non hai il permesso di scegliere cosa fare e cosa non fare. Cioè, fai quello che ti dico perché sì, cioè perché me lo devi in un certo qual modello. Madonna, che era sta giamma vitale? Un esplosivo. Vabbè, e quindi niente, non è facile, non è facile per nessuno dei due. Queste piante non posso incendiarle, qua dentro non c'è una mazza, quindi andiamo di qua. Ragazzi, sempre più curiosa di vedere cosa succederà una volta e saremo al cospetto, tra virgolette, di questa maledizione. Ecco. Sento la fonte di magia che mi trattiene a Midgard. Che posto è? Casa mia. Sono nata qui. Davvero? Beh, la fonte della maledizione la fa risultare proprio in quella che era la casa, la tua casa? Odino, infame, per te solo lame. Bello sto posto comunque, come tutti gli altri posti che abbiamo incontrato fino ad ora in questo gioco. Ci siamo? Un momento, c'è qualcosa di strano. Opimbera. Radici dell'albero del mondo annodate da Odino. Ecco come ha fatto. Dai! Dai! Freya! Che cazzo è sto coso? È di Odino? No, protegge le radici di Yggdrasil. Ovunque si trovino. Quel bastardo lo sapeva. Protegge le radici. Ok, le radici dell'albero del mondo. Ecco perché ha incastrato la maledizione fra le radici. Che merda! Affrontala! E te pare facile? Hai visto che cavolo è sto coso, Dio santo? Devo arrivare alle radici. Tesoro mio, lo so. Ora hai la sua attenzione, non perderla. Non la perderò di certo, guarda. Ok, cazzo, l'ho mancato. Volevo provare il nuovo attacco runico. Niente, me lo sono giocato male. Ok. Avanti così. Stia calmo, aiuto. Regà, possetto da 4 soldi, Aia, ecco. Che fai lì dietro? Inseguila. Inseguila. E ferma qui. Ok. Oh. Vai. Ci provo. Ti sembra facile, cavolo? Ok. Bello però, ragazzi. Adesso sarà un po' meno bello. Sì, vado. Ok, bisogna assolutamente fermare sul nascere certi attacchi, evidentemente, ragazzi. Perché se no potrebbero essere membri per diabetici. Devo arrivare a quelle radici. Tesoro, lo so. Mannaggia, ok, riproviamo l'attacco runico. Wow, mi piace, ragazzi. Devo dire.
Dai, 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 un po' più aggro, via. Ecco qua, bellezza. Bello, bello, bello però. I boss di sti giochi, ragazzi, c'hanno un non so che di epico che si distingue sempre, è fantastico. Cavacca, mi dai filo da torcere? Aia, sì, direi di sì. Ah, porca miseria, niente, tempismo di merda come al solito nella parata, ragazzi. Oh, 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 oh. Dai! Forza! Finalmente! Sì! Sei libera! Sì! Ma ci sono altre radici. Le proteggerà a costo della vita. Ok, oddio. Quindi è libera a Vanheim, ma deve distruggere ancora le altre, mi sembra di aver capito. Oddio. Oh, cavolo. Madò, raga. Vai! Raga, oddio. Andiamoci un po' più aggro, perché se no... qua non ci sgridiamo mai più, ne ha ancora un bel po' di vita. Ai, mamma mia. Mi sto praticamente in bocca, Dio santissimo. Ok. Si sta muovendo... attenzione, minchia, raga, non si sta fermo un attimo, Dio santissimo. Ok, ne sta troppo in alto. Vai. Oddio. Oh, spara pure i... la tua ascia mira i sigilli. Ok, ai punti deboli indicati. Ok, ok, ok. Vado, vado. Via, via così, via così. Siamo a metà, ragazzi, più o meno. Meno di metà. Oddio. Cazzo. Aiaiaiaia. Tesoro, lo so, non... niente. Ma mi ha colto talmente alla sprovvista che non ci ho pensato, ragazzi. Ecco qua, bellezza. Tieni, 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 tieni. Entusiasmante, ragazzi. Oh, come sempre. Ehi. Ehi. Ok. Via così. Boom. La mia ascia. Vediamo. Oddio. Aia. Attacca dagli squarci del regno. Sì. Ho visto, ho visto. Ok. Stiamoci attenti. Aspetta. Ah, le lame, ok. Porca paletta, le lame, pensavo... sì, sì, ho capito, tesoro, ho capito. Continuavo a credere di dover usare l'ascia, ragazzi. Via così. Whee! Sì! Via! Sì, tieniti pronto a tutto. Sarà ancora più arrabbiata. Attenzione... ok, gemma vitale. Meno male che ce l'hanno messa qualcuna. Via. No, non lo farai. Whee! Ecco qua. Forza, manca poco, ragazzi. Attenzione. Attenzione. Ehi. Oddio, che fai? Oddio, fa qualcosa che non ha fatto fino ad ora, ragazzi. Oh shit. Ehi. Epico. Aia. Forza, forza, bellezza, forza. Attenzione. Ancora, ti becchi questo però. Ecco qua. Oh shit. Vai, 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 vai. Oddio, ci siamo, ragazzi. Porca
miseria, pensavo fosse la fine, invece... È debole. E invece... Non resisterà a lungo. Facciamola finita! Sta riaprendo lo stomaco, preparati! Sì. Ci sono! Ah, porca vacca, questa non me l'aspettavo. Fermo, forza! E teso, che devo fare? Ah, ecco, mo che mi potevo sparare. Ho scagliato un sigillo nel suo stomaco, sai cosa fare? Vai in ok. Mo era lascia, perfetto. Vado, vado! Forza, forza, che ci siamo quasi. Ci siamo quasi, sì. Ora sì. Si sta rintanando. No! Devo spezzare la sua presa! E tu sei d'intralcio! L'assa! Riffo! È fatta. È finita. È davvero finita. E ora che hai quello che cerchi? Suppongo... che questo sia il momento in cui io ti perdono o ti uccido. Hai già deciso? Sinceramente, non posso fare né l'uno né l'altro. C'è ancora una parte di me che è così arrabbiata e sarà sempre arrabbiata. Ma no. Non sei tu che devi morire. Questo l'ho capito.
tutto quello che è successo tra noi. Non mi devi spiegazioni. Non a me. Non per questo. Non mi pento di averti salvato la vita. E non mi pentirò mai. Ma la scelta tra la vita e la morte doveva aspettare soltanto a te. Non avrei dovuto privarti di quella scelta. Siori, che posso dire? Dopo una battaglia comunque di questa epicità, viviamo un momento così emotivamente intenso, cioè, ma di che stiamo parlando, ragazzi? Cioè, feels a go-go, è stato molto bello e molto toccante anche perché a me è sembrato che Freya abbia voluto liberarsi di questa maledizione, ovviamente sì, da un lato perché voleva avere di nuovo la possibilità di andare un po' dove cacchio le paresse, ovviamente, ma dall'altro lato, ragazzi, mi è sembrato più un volersi liberare di certi pesi del passato, cioè la maledizione la teneva legata, secondo me, ancora a Odino in qualche modo, e lei non sopportava più questa cosa qua, quindi è stato bello per quello, è stato bello vedere che alla fine si sono parlati, si sono chiariti e lei abbia capito da un certo punto di vista il gesto di Kratos, anche se non lo perdonerà mai, fondamentalmente questo è quello che ha detto. Ovviamente, ragazzi, le ha ucciso il figlio, però ha capito che in fondo, tra molte virgolette, Kratos è un bravo uomo. La scorza dura lo protegge e protegge il lato più umano di lui, che c'è. Perché c'è. Ok, cosa abbiamo trovato? L'amuleto è un oggetto unico con slot espandibili per gli incantesimi. L'amuleto può essere potenziato per sbloccare altri slot. No, ci aggiungono altre robe da ricordare, non ce la posso fare. Allora, per visualizzare il menu dell'amuleto è possibile incastrare all'amuleto gli incantesimi presenti nell'inventario di Kratos. Quando selezioni un incantesimo dall'elenco, sul lato destro dello schermo ti viene mostrata la sua descrizione. Premix per selezionare un incantesimo e spostarlo nell'elenco dei castoni. Quindi incastona praticamente un incantesimo nello slot. Possono essere aggiunti o rimossi in qualsiasi momento. Potenzia l'amuleto nel negozio per riparare gli slot. Trova 7 incantesimi per sbloccare abilità bonus. Quindi è una insomma ulteriore caratteristica dell'equipaggiamento di Kratos. Aiuto, ragazzi, aiuto. Ok, quindi questo cosa fa di preciso, scusatemi? Ah, questa perseveranza di Midgard, ragazzi, bonus del 7. Aumenta i danni di tutti gli attacchi e tutte le abilità a distanza di Kratos in base alla sua ricarica. Ok, per me sarà un pochettino complicato ricordarmi tutte ste cose. Magari voi ogni tanto, ragazzi, nei commenti ricordatemi pure questi aspetti qua, perché come abbiamo potuto vedere, ragazzi, a volte li dimentico e quindi dimentico magari di potenziarli. Cioè, sono tante cose da ricordare. Ora... che cosa abbiamo? Ok, sì, Nidhogg, o come si legge. Non capisco perché una creatura del genere fosse così devota a custodire le radici di un albero, ma ha sacrificato la sua vita pur di difenderle. Odino ha sfruttato l'indole protettiva di Nidhogg nei confronti delle radici dell'albero del mondo per salvaguardare la maledizione lanciata su Freya. Cioè, regà, sto cacchio d'Odino è una merdina, ma di quelle proprio raffinate. Usare la natura di un essere altrimenti innocente, conducendolo alla distruzione, è una pratica ignobile. Infatti, quello che dicevo, cioè, sta povera creatura alla fin fine, ragazzi, stava a fare soltanto i fattacci suoi e purtroppo abbiamo dovuto ammazzare, cioè è profondamente ingiusto. Non mi pento di aver ucciso Nidhogg per liberare Freya, ma quanti altri sono inconsapevolmente al servizio di Odino? Quanti altri periranno a causa di questo? Spero sono non troppi altri, di nuovo me stessa.
Dovrò affrontare mio fratello. E poi? Non lo so. Da tempo non avevo possibilità di scelta. Concedimi un secondo per abituarmici. Ha ragione. Da tanto tempo non poteva scegliere cosa fare, dove andare, eccetera, eccetera. Uee, potenziamento arma, ragazzi. Ok, potenziamento per il Leviatano. Abbiamo sia il potenziamento per le lame del caos che per il Leviatano. Io mi auguro ci sia una scorciatoia per tornare fino al caro fratellino, perché la strada è stata abbastanza lunga e impervia fin qui. Però temo che dovremo ripercorrerla al contrario. Allora, il nostro viaggio a Vanheim per spezzare la maledizione di Odino su Freya è stato un successo e ci ha permesso di forgiare una nuova alleanza. Ora che la sua rabbia è concentrata su Odino, forse insieme riusciremo a liberarci della sua influenza. Sono sollevato nel sapere che lei è di nuovo un'amica, non riesco a immaginare un'alleata più straordinaria. Cioè, sentire tutto questo entusiasmo, ragazzi, a parte di Kratos, è bellissimo. È bellissimo scoprire il suo lato più umano, vedete, anche quando parla con gli altri, ragazzi, dimostra Guarda, di avere umanità. Laggiù. Cioè, è veramente molto Torneremo bello perché... Da questa parte. Posso aiutarti con quei rovi? Perché da lui non te l'aspetteresti, capito? Mira, i rovi pesanti. Ah, ok. Quindi se ne può occupare lei. Scaglia le lame nei rovi luminosi e dagli fuoco. Ah, quindi potenzia praticamente le abilità delle nostre armi. Figata. Mio fratello sembrava felice del tuo ritorno. Oh, sicuramente gli piacerebbe più di ogni altra cosa tornare alla situazione di un tempo, lasciando a me le responsabilità del comando. Beh, se si scarica un po' di responsabilità di dosso, voglio dire, ci sta, eh. Vai, apriamo un po' questo posierino. Ecco qua, che cosa c'è? Pietra legno, pezzi d'argento. Ammazza quanti pezzi d'argento. Ah, miseria. Shit, qua c'è gente, ragazzi, qua c'è gente. Allora, io direi, signore e signori, che per oggi possiamo fermarci qui. Abbiamo vissuto momenti particolarmente belli e intensi quest'oggi, ragazzi. Per cui, visto che poi mi sa che la strada fino a Freya, ragazzi, sarà un pochettino complicata ugualmente, perché appunto di sicuro ci saranno dei nemici in mezzo, eccetera, eccetera, direi di riprendere da qui e quindi di affrontare con calma questo piccolo viaggio di ritorno dalla prossima volta, ragazzi. Che dire, ogni volta che gioco a questo gioco c'è sempre qualcosa che mi stupisce e che mi lascia a bocca aperta, ragazzi. Cioè, penso che non ci sia molto altro da dire. È veramente bellissimo, sempre bellissimo. E vedremo. Allora, perché adesso Freya comunque ha intenzione di scagliarsi contro Odino in un modo o nell'altro. Mi chiedo se magari riuscirà a convincere anche suo fratello e gli altri. Se, ragazzi, si creerà una sorta di alleanza di più persone per cercare appunto di combattere Odino. Però questo ovviamente lo scopriremo le prossime volte. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Vi abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!